c'è lui in studio. Davvero accendiamo tutte le luci. Padre Gianluigi Pasquale, grazie. Prego. Bentornato, bentornato. Dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, professore nella Pontificia Università Lateranense e Pontificia Università Urbaniana. Grazie di essere con noi. Prego, grazie a voi. Lei è il nostro libro dei santi. E allora vogliamo parlare di una grande, meravigliosa santa, la festa liturgica è stata il 29 aprile scorso, quindi praticamente pochissimi giorni fa, Santa Caterina da Siena. Esatto. Una santa immensa. Immensa, una santa donna, il che sì, è molto importante, soprattutto nel pontificato attuale di Papa Francesco, che nacque a Siena nel 1347 e morì qui a Roma nel 1380. Quindi visse soltanto 33 anni, esattamente come gli anni della vita di Gesù. Ed è interessante sapere il dettaglio, non da poco, che era la 24esima di 25 figli. Anzi, nacque con una figlia gemella, Angela, che poi purtroppo morì. Ma abbiamo questa Santa Caterina da Siena, la cui storia è interessantissima. E, se posso dirlo in apertura, i cui genitori, Jacopo e sì, mamma Lapa, hanno avuto un ruolo determinante. Il primo nella prima parte della vita, mentre la seconda, la mamma, nella seconda parte della vita. Una bambina che a 6 anni dichiara la propria, dichiara di aver visto. Sì. Questa è Caterina. Esatto. Allora, Caterina infatti ha 3 squarci nella sua vita, di cui il primo è questo, in capo a 6 anni. Il papà, Jacopo, vedeva questa sua bimbetta, giovane, peraltro molto bella, la classica fanciulla toscana, che entrava in estasi con i cosiddetti colloqui con Gesù. Cos'erano questi colloqui con Gesù, che forse anche i nostri telespettatori sono interessati a sapere? Certo. Sono esattamente quelle estasi durante le quali Caterina parlava con il suo Gesù. Per cui quando uno si chiede ma che cosa facevano questi santi, Santa Caterina da Siena o gli altri, sempre in silenzio? Non è che stessero sempre in silenzio. Come lei diceva, erano in ecstasi, stare fuori di sé, per parlare con Gesù, e quindi di buon grado stavano in colloquio con Gesù, che Caterina scelse fin da principio. Sceglie Caterina contro la, mettiamoci nei panni, la naturale volontà dei genitori allora, che era quella, peraltro si andava a spose molto giovani, anche perché la vita durava poco. Molto poco. E, insomma, la strada di Caterina era segnata su un'altra via, che sarebbe stata quella di diventare moglie, di diventare madre. Lei a 16 anni entra nelle terziarie domenicane, le cosiddette mantellate, padre. E infatti, come vediamo nella meravigliosa iconografia, anche qui Caterina ha questo mantello nero sopra il vestito bianco. Quelle, chi erano le mantellate? Era un ordine religioso domenicano, come lei ha detto, presente a Siena e in altre città d'Italia, verso il quale Caterina si sente potentemente attratta. Il motivo è, ma perché a 16 anni? È vero che, come lei diceva, allora l'età media era molto ridotta. Certo. Ma perché in esse Caterina aveva visto che avrebbe potuto, e qui volevo insistere, essere colei che avrebbe amato i poveri, guarito gli ammalati, addirittura dando il proprio manto a un ammalato per antonomasia, che fu e che è Gesù, ma soprattutto toccando il cuore della Chiesa. Ed è questo il griglio, cioè l'icona, si dice in inglese il frame, la cornice, certo, di Caterina, il suo, certo, grande amore per il cuore della Chiesa, il cui simbolo è il Papa. Allora, in questo frame, giustamente, in questa cornice, nella quale noi dobbiamo immaginare questa donna in quel tempo, l'attenzione, insomma, mettere in pratica le parole del Vangelo, l'attenzione verso gli ultimi, l'attenzione verso i poveri, c'è questo episodio di questo mantello che viene donato, no? Sì. ad un mendicante. E che ha un'origine biblica, perché sappiamo dal rapporto tra Elia e il profeta Eliseo, Eliseo dice a Elia, passami il tuo mantello. Il fatto che Caterina abbia donato il proprio mantello a Gesù è come gli avesse dato la risposta a Gesù che la chiamava a questa vita di santità e di purezza, perché Caterina, da cui catarsi, vuol dire donna pura, oltre che luminosa. Questo, per esempio, io non lo sapevo e quindi abbiamo trovato anche il senso di questo nome, sì, bellissimo. Dona questo mantello, risponde così alla chiamata di Gesù
ma risponde anche al Papa e scrive al Papa, perché questa donna è stata capace di, come dire, di rapporti epistolari molto importanti, frequenti, più alti che possiamo immaginare. Cioè, infatti qui entriamo in questo terzo dettaglio della vita di Caterina, dopo essere entrati nel secondo, cioè di essere entrata nelle mantellate, peraltro un po' in maniera difficoltosa perché non conosceva bene il latino, era un po' illetterata Caterina, ma c'è in questa terza parte uno scenario stupendo, e cioè Caterina scrive ben, le detta, 380 lettere con un linguaggio piuttosto tenace per convincere, quindi rispondo alla domanda, Papa Gregorio XI, che si era assicurato ad Avignone della residenza pontificia di allora, era stato esiliato, a dire il vero, a ritornare dove? Qui a Roma, da cui stiamo parlando, perché Roma è in doppia mandata con il papato e il papato è in doppia mandata con Roma. Ma il Papa all'inizio, nonostante queste lettere numerose, assieme alle orazioni e poi vedremo al dialogo sulla Divina Provvidenza, non si convinse. Così che Caterina, 4 anni prima di morire, cioè nel 1376, 76 si può controllare, lasciò Siena e si incamminò, pensi lei, a piedi fino ad Avignone e fu accolta da Papa Gregorio XI e lo convinse a tornare a Roma, soltanto che il viaggio non fu così facile. Allora, Santa Caterina da Siena, chiudete gli occhi e immaginatela in quel tempo, questa donna, a piedi fino ad Avignone per convincere il Papa. Ci fermiamo per un istante, prima ancora di parlare delle stimmate che Caterina riceve, perché il nostro Giorgio Brancia è andato proprio a Siena a visitare i luoghi di Santa Caterina, in particolare la Basilica di San Domenico, in cui c'è la reliquia, è conservata una reliquia importantissima della Santa. Vediamo. Ci troviamo nella Basilica di San Domenico di Siena e nella nostra basilica nasce questa bellissima cappella che contiene l'insigne reliquia di Santa Caterina, cioè la sua sacra testa. La testa come mai si trova qui? Quando morì Santa Caterina il 29 aprile del 1380 a Roma, fu poi evidentemente seppellita sottoterra dopo 8 giorni di venerazione, e lì accadevano molti miracoli e guarigioni intorno alla Santa, e pertanto i romani hanno voluto tenere a Roma il corpo di Santa Caterina. Ma la mamma di Santa Caterina era viva, i senesi volevano la loro santa, e dopo essere stata sottoterra per 3 anni, il beato Raimondo da Capua, suo confessore e padre spirituale, ha deciso di esumare il corpo della santa e ha portato qui la testa, appunto, di Santa Caterina alla pubblica venerazione di tutti noi. Entrando nella Cappella delle Volte ci imbattiamo in questo magnifico affresco di Andrea Vanni, che era suo discepolo, pittore, quindi l'ha conosciuta, e questo si pensa essere il ritratto più vero somigliante della Santa. È una fotografia di quel tempo, possiamo definirla così. Siamo al santuario casa di Santa Caterina da Siena. Nella parte sinistra del santuario qui abbiamo la casa della famiglia Benincasa e di Santa Caterina da Siena. Entriamo nell'ambiente living, diciamo oggi, cioè nell'ambiente giorno della casa, dove si svolgeva la vita della famiglia di Santa Caterina. Qui abbiamo un episodio abbastanza famoso, quando Caterina era qui intenta a fare le faccende domestiche. Qui sorgeva il focolare della famiglia e lei stava appunto cucinando quando fu rapita in estasi, cioè ebbe uno dei suoi colloqui con Nostro Signore Gesù e cadde sopra alle braci ardenti. Miracolosamente ne uscì illesa. Nel lato destro abbiamo l'oratorio del crocifisso.
Questo oratorio fu costruito dove c'era l'orto della famiglia Benincasa. Fu consacrato nel 1628 e all'altar maggiore vediamo il crocifisso dal quale Santa Caterina ricevette le stigmate, cioè i segni della passione di Nostro Signore Gesù. Questo episodio avvenne nella chiesa di Santa Cristina a Pisa il 1 aprile del 1375. Luigi Pasquale, perché così venerata, perché così importante, italiana e internazionale? Possiamo internazionale, dirlo. Perché tanti si dedicano a Santa Caterina e la invocano? Perché è copatrona d'Europa assieme a Edith Stein, poi fu dichiarata da Paolo VI dottore della Chiesa perché Paolo VI lesse appunto il dialogo sulla Divina Provvidenza, ma poi anche perché è patrona del reparto femminile della Croce Rossa Italiana, appunto la Carità, ed è addirittura patrona dei cappellani militari, cosiddetti sacerdoti che seguono l'ordinariato militare. Perché dottore della Chiesa è donna forte. È donna forte. Che riesce, esatto, a parlare col Papa. Sì, infatti lo convinse a ritornare, come stavamo dicendo, a Roma, dove infatti c'è la sede di Pietro. Caterina è famosa anche per un altro motivo, deve essere detto. A un certo punto la dovettero far scappare da Siena. E sa perché, dottoressa Saluzzi? Perché le apparvero le stigmate, che però solo lei vide, cioè erano visibili solo a Caterina. Quindi le consigliarono, la priore le disse, vattene a Pisa, di fatto fu spostata a Pisa, perché poverina, grazie a Dio, ebbe le stigmate. E anche questo dice della santità, e cioè di questo legame che esiste tra le stigmate di Caterina e la Chiesa. Volevo infatti concludere così. Qual è la grandezza di Caterina? È il fatto di aver capito che il dolce Cristo in terra, questo lo devono sapere gli ascoltatori, i telespettatori, la definizione del Papa, dolce Cristo in terra, è in capo a Santa Caterina da Siena, questa è l'originalità. Noi, in quanto credenti, abbiamo bisogno di vedere quel puntino che il Papa è a Roma e non fuori Roma, tranne durante i viaggi. E l'aveva capito Santa Caterina, è per questo che andò a piedi, tornò, e passando per Genova, siccome Gregorio XI non voleva proprio tornare a Roma, lo convinse. E sa come lo convinse a tornare a Roma? No. Gli disse, santità, sarà lo stesso Gesù che la proteggerà nel suo viaggio di ritorno verso il Tevere e quindi a Roma. Padre Gianluigi Pasquale, perché il grazie non basta mai con lui. Grazie, grazie, prego, grazie. Grazie a voi. La recita e la coroncina della Divina Misericordia. Siamo noi domani alle ore 14, l'ora solare. Grazie a tutti, davvero a tutti e auguri a tutte le Caterine. Grazie. Dobbiamo alzarci. Sì, ci alziamo e ci salutiamo.